Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove aprirò un altro pacco con dei gormiti, questa volta acquistati da quella che credo sia essere una mamma francese da Vinted, che ci ha messo tutta la sua buona volontà per fare questo pacco, ma i postini francesi mi sa che sono dei cani. Va bene, a parte questo, e mi sa che è stato pure aperto. Guarda te. Guarda te. Speriamo che non sia stato aperto. In realtà ho preso questo lotto praticamente solo per un personaggio, in realtà, però visto che costava veramente poco e vi dirò quanto, anzi scrivete, guardando l'unboxing scrivete nei commenti secondo voi quanto è costato tutto e io poi a fine video vi dirò quanto l'ho pagato. Oddio, io vedo già un pezzo di plastica. Questa cosa non promette bene. Ok, grazie. Togliamo tutte le cose inutili. Santo pluribol, il pluribol serve sempre. Ok. Io vedo altri pezzi di plastica. Io ho paura, ragazzi. Ho paura, concedetemi un po' di paura. Va bene, visto che è già aperto qua male, iniziamo qua. Allora, abbiamo un Magmion Elemental Fusion che è stato squagliato. No, non ci credo, ma cosa gli hanno fatto sto poverino? Sembra pure che abbia il braccio mezzo andato, mamma mia. Proprio sotto al piede. Brutto come sempre. Pieno di punte come sempre, praticamente squagliato qua. Vabbè, oh, ok, qua c'è subito quello che mi serviva. Lui è Lavor Cartoon. È messo un po' maluccio, perché è un po' rovinato qua sulle punte, però ci sta, alla fine è un giocattolo, vuol dire che qualche bambino ci ha giocato. Comunque lui mi serviva perché è un'esclusiva, cioè è un'esclusiva, lui veniva venduto solo con le action, in Italia almeno, solo con le action figure da 7 cm dei Signori della Natura. Non so con chi, però è un po' difficilotto da trovare rispetto agli altri gormiti normali. Quindi mettiamo qua. Poi qua abbiamo lui con un po' di plastica qua, va bene. Lui dovrebbe essere Xeron della serie Eclissi Suprema. Mi piacciono un sacco queste mandibole. Mi piacciono davvero tanto. Lui non so se lo avevo, però è molto carino, mi piace. Metti a fuoco, grazie. Lui mi piace, non mi dispiace per niente. Qui poi abbiamo un Gol Battente della Terra, della serie Neorganic. Lui boh. Abbiamo un Crema Terra Cartoon, della serie Ritorno ai Signori della Natura. Con questa posa molto dinamica, direi il vero. Sta in piedi, sta, beh sì, per forza, sta in piedi, ha il braccio per appoggiarsi. Adesso, questa è Furia Lavica della serie Elemental Fusion, sì. Ed è proprio tozza. Poi questi due occhi qua mi disturbano un sacco con questa bocca qua. Però adesso mi piace davvero tanto, soprattutto le mani con queste dita qua mi piace particolarmente. Allora, a me qua ho messo qualcuno che non si vede. Dai, che tanto ci spostiamo come sempre. Piano piano. Adesso, questo qua lo teniamo qui. Vediamo per adesso che cos'è. Un altro Xeron, fantastico. Questo è però messo meglio. Quindi questo mi sa che lo tengo. L'altro lo metto nella scatola dei doppioni. Qui abbiamo Cron Cannone della serie Cartoon. Allora, lui di solito è un problema. Non sta in piedi. Vediamo. Invece sta in piedi adesso. Ottimo! Devo dire che questo odore profondo è stato veramente. Il mondo è stato gentile con lui. È stato decapitato. Va bene, ottimo. Lo mettiamo qua. Poi qua usciamo. Qui chi c'è? Qui c'è un'altra Furia Lavica, però stavolta è. No, non è. Gli manca la verniciatura su un occhio. What? Ok, questo è interessante.
Abbiamo un fuori dall'Avica ciclopico. Abbiamo Luke, sempre della serie Elemental Fusion, questa volta dell'acqua. Lui è figo perché, vabbè, è colorato, però è figo perché ha tutti i gusci da lui addosso. Da piccolo mi è sempre piaciuto, ce l'avevo infatti da piccolo. Poi abbiamo un, non mi ricordo il suo nome, però è Monko. Quindi, olè, che bello, abbiamo un Gormita Monko. Raspulante mi sembra che sia il suo nome, non ne ho idea. Però è carino, dai. Non è male, non è malaccio. Lui è della serie Eclissi Suprema e mi mancava, quindi dai. Adesso, quindi qua, chi è? Qui abbiamo un altro monco. Perché questi qua sono tutti monchi? Oddio. Questo lo tengo così. Ah, lui è il signore della foresta. Vediamo se dentro a questo quadro vedremo il suo braccio. Però va bene, è divertente questo. È divertente. Abbiamo un signore della terra, serie Eclissi Suprema. Lui ci sta, non ha braccia che si tolgono? Non ha braccia che si tolgono, wow. Ok, lui è carino, non mi piace tanto la posa che mi sembra stupida. Però beh, è carino. Almeno è carino. Qui abbiamo. Perché ragazzi, i gormiti dell'aria non hanno mai le ali? Perché non mi ricordo neanche il suo nome, vi comparirà qua sotto. Però è carino. Qua le crivelle sembrano fatte di gomma, tipo di plastica più morbida. Ma che casino c'è là fuori? Non so se sentite l'ambulanza. Io la sento e mi dà fastidio. Sono luminescente. Eclissi Suprema. Dai. Il suo design non mi piace per niente in questa serie. Molto più figo come l'hanno fatto prima e come l'hanno fatto dopo. Però è sommo luminescente. Quindi sommo e sommo. L'ho messo qua. Adesso togliamo questo qua. Oh, lui è bello. Qui abbiamo Armageddon. Action figure della serie Eclissi Suprema, presumo. Perché questo è il design di quella serie lì. Non capisco perché è tipo il pugno di Obscurio. Non mi ricordo com'era, che arma avesse lì, sinceramente. Vediamo qua, è un po' duro. Un po' tanto duro. Ok, no, proprio figo così, sinceramente. Ok, lui è bello però. Lui è veramente bello. Bello articolato. Magari ci faccio qualcosa in stop motion qua, va? Adesso che ho lui. Mettiamo qua dietro. No, ma sempre. Perché questi gormiti hanno tutti il solito problema che le gambe si allargano? No, ragazzi, commettete, non ci fare una cosa in stop motion con lui. Perché già ho fatto un tentativo con Nick, ma metterli in pose dinamiche è veramente un inferno. Quindi mi dispiace, ma tu rimarrai qua. Stai in piedi? Stai in piedi. Poi allora andiamo avanti. Abbiamo. Come si chiama lui? Non mi ricordo il suo nome. Comunque lui è il signore dell'acqua, del mare, Elemental Fusion. Con questi piedi palmati. Va bene. Non so se sentite gli uccelli che sono vicino a casa mia. Però non lo so. Ah, questo che sei? Un altro sciolto. Lui. Non mi ricordo il suo nome. Bello! Non l'avevo mai vista questa cosa qua. Che figata! Mi piace questo tocco. Questa codina da gambero. Effettivamente c'ha le chele. Lui mi piace, ho cambiato idea. Lui mi piace. Poi qua abbiamo lui, lui è bello, lui è cattivo, lui mi mancava, lui è bellissimo, non mi ricordo, forse Incubion, forse Incubion, le ali sempre che si possono staccare da un momento all'altro, però va benissimo, tu sei figo, ti mettiamo qua davanti, qua davanti, abbiamo Cyclops, serie Eclissi Suprema, mettiamo qua. Poi andando avanti. Ok, questo è bello. Ma tu sei bello. È un sacco appiccicoso. Cioè, no, non è appiccicoso. È olioso. È olioso. È bellissimo. È un sacco articolato. No, allora, se non fosse olioso sarebbe stupendo. Ah, mi sa che vengono da questi capelli qua, che sono di gomma morbida. Però lui è un sacco bello.
lui è stupendo. Lui sta qua. Degno di essere qua. Ah no, c'è un dito rotto. Vabbè, è anche senza una mano. Però va bene. Non mi lamento. Lui dovrebbe essere lo scudo incantatore della serie Elemental Fusion. Elemental Fusion. Non ha la coda? Aveva la coda? Davvero? Va bene, non ha la coda. Abbiamo, non mi ricordo il suo nome, Eclissi Suprema, Popolo della Luce. Fantastico. Carino, ma niente di che. Non mi fa impazzire. Poi abbiamo lui della serie Neorganic, del Popolo del Male, perché adesso erano tutti insieme Popolo del Male. Non mi ricordo come si chiami. Però è carino il design, dai. È carino. Forse Petrolius. No, non è lui Petrolius, non lo so come si chiami. Però ci sta, non è malvagio. Non è malvagio. Non mi ricordo il suo nome, Popolo del Vulcano Elemental Fusion. Questo qua da piccolo ce l'avevo. È molto carino. Perché mi ricorda tipo uno stregone con queste cose qui. Quindi mi piaceva. Quindi mettiamo qua. Ci sono un sacco di gormiti Elemental Fusion in realtà. Ed Eclissi Suprema. Abbiamo Jessica Elemental Fusion. Messa davvero male. Quindi questa va direttamente dritta nella scatola di doppioni. Ragazzi, la scatola di doppioni è in vendita su Vinted, se volete. Tanto prezzi molto bassi perché sono giustamente doppioni e non... un altro Lucas Elemental Fusion. Ok. Bello! Cos'è un cavallo? Un cavalluccio marino pompato? Carino lui! Mi piace un sacco questo muso. Guarda, il braccio secondo me si staccherà subito, secondo me. Che fa tipo spara. Ok, carino. Mettiamo qua. Abbiamo un braccio. Aspetta. Ragazzi, la funzione mix and match. Fantastica. Va bene. Ok. Non mi ricordo il suo nome, ma è figo. È figo, sta in piedi. Sì, sta in piedi. Mettiamo qua. Però non mi ricordo il suo nome. Lui dovrebbe essere Rondol. Allora, ragazzi, lui trovo il suo design veramente stupido, visto che ha i becchi al posto delle mani. Lo trovo veramente, veramente stupido. Però le ali sono stupende. Le ali sono veramente belle. Ma le mani fanno schifo. Un vero peccato. Dovrebbe essere della serie Elemental Fusion. No, Eclissi Suprema. Eccolo, questo. Ecco un braccio. Vediamo se trovo il secondo. Oh, va bene, allora. Lui è Bubambù, Popolo della foresta Elemental Fusion. E lui c'è la versione semi trasparente che si potrà trovare solo in edicola. Ok, abbiamo ritrovato il braccio del signore della foresta. Bello, scomponibile. No! Oddio, ho fatto un danno. Caduto tutto. Rimesso tutto. Poi. Oh, eccolo. Ecco qua. Non mi ricordo il suo nome comunque, però così lo vedete intero. Ok. Siamo qua. Allora, stanno finendo, eh. Allora, abbiamo un altro gol. Via. Abbiamo un altro gol battente. Qui abbiamo tutti e due gol battenti della serie Neorganic. Carini, carini. Cioè, in realtà non mi piacciono, però facciamo finta che sì, che mi piacciono. E poi abbiamo lui che dovrebbe essere Likasu, può essere, non mi ricordo il suo nome. Però è molluscoso. È carino, eh. Però non mi fa impazzire. Mi è completamente scolorito qua sotto, fantastico. Mettiamo qua. È finito, ragazzi. Wow, stavolta è stato veloce, più o meno. Lui purtroppo è sempre senza, allora vediamo se
Olè. E qua abbiamo la foto per la copertina. Mamma mia. Allora, ragazzi, io per tutti questi gormiti, che li conterò dopo, tanto ho messo il counter da qualche parte, anche se quelli rotti non so come contarli. Facciamo che li conto per uno, però un po' badando. Allora, tutti questi qua, secondo voi quanto li ho pagati? Io voglio, sono curioso di leggere nei commenti. Voi, allora, commentate qua secondo voi quanto ho pagato questo lotto per intero, senza spedizione. E vi do 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Tutti questi li ho pagati 10 euro. Già. E io, sinceramente, l'ho preso solo per lui. Perché almeno con tanto, cioè, dai, l'ho preso solo per lui. Questi qua sono tutti in più. Cioè, ce ne sono parecchi che mi mancano in realtà, mi sa. Tipo i gol battenti, tipo lui. Vabbè, i due grandi sì. E poi, tipo, lui mi manca ed è fighissimo. Tipo, lui mi manca. Lui mi manca. Sono sicuro che ce ne sia qualcun altro che mi manca. Però la verità è che l'ho preso principalmente per lui. Quindi, ragazzi, anche perché. No, vediamo. Torno subito, vi faccio vedere una cosa. Considerate che questo è il suo. È l'ultimo che è uscito di questo personaggio. L'ultimo pupazzetto che è uscito di questo personaggio. Perché poi non l'hanno rifatto per la Legends, non l'hanno rifatto in versione Elemental Fusion. Lui è l'ultimo che hanno fatto. Questo è l'ultimo lavoro che sia mai stato fatto. Adesso vi lascio qua un attimo. Ok, questo è l'ultimo lavoro che sia stato fatto, mentre questo è il primo lavoro che sia mai stato fatto. Questo è spiazzante come confronto, vero? Allora, a me piace di più lui, sinceramente. Perché, soprattutto per questo braccio qua. Questo sì è bello, però questo è bello, sì, perché c'è anche qua un bellissimo richiamo. Allora, purtroppo ha perso questa cosa qui, non so come chiamarlo, ha più un cratere sopra la testa, anche quelli sulle spalle sono più crateri invece che forme allungate. I buchi per fare tipo fornaci ce li ha, anche se qua sono più un richiamo ai suoi, qua sembra palesemente una fornace secondo me. Poi è bello che è sempre stato che si scioglieva, tipo da dietro li ha persi. Quindi questi qua davanti sono praticamente un richiamo a lui. E qua sembra un membro del KKK, non diciamo che cos'è perché non so se YouTube me lo fa dire. Però è bello come. Dai, è carino. È veramente carino. Adesso non so se l'immagine di copertina sarà questa. Vediamo. Questa qui. Con loro due. E qua davanti. Vabbè, lo scoprirete. Comunque, tutto questo lotto l'ho pagato 10 euro. Grazie a una mamma francese su Vinted. Quindi, grazie mamme francesi. Ok, ragazzi, scrivetemi cosa ne pensate. Sono stato parecchio fortunato a prendere tutti questi 10 euro, lo ammetto. Sono stato veramente, 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 veramente parecchio fortunato. Contanti veramente. Quindi, ciao a tutti!